Buongiorno nell'amore di Cristo Gesù, io sono molto felice che tu stia qua, io sono Nicodemo Fabiano e questa mattina noi continueremo a leggere la Bibbia insieme. Appunto questo è Leggiamo la Bibbia insieme, un tempo in cui noi dedichiamo alla lettura della parola di Dio. E se tu continuerai a leggere con me, leggerai tutta la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni a mezzogiorno oppure in differita nell'orario e nel luogo dove tu preferisci. Lascia la parola del Signore parlare al tuo cuore. Noi questa mattina, che noi abbiamo il 21 di gennaio del 2021, noi leggeremo Genesi capitolo 28 e leggeremo Genesi capitolo 29 fino al versetto 30. Quindi leggiamo la parola del Signore. Genesi capitolo 28. Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questi ordini: non prendere moglie tra le donne di Canaan. Parti, va a Padan Aran, a casa di Betuel, padre di tua madre, e prendi moglie là, tra le figlie di Labano, fratello di tua madre. Il Dio Onnipotente ti benedica, ti renda fecondo e ti moltiplichi, in modo che tu diventi un'assemblea di popoli, e ti dia la benedizione di Abramo a te, alla tua discendenza con te, perché tu possieda il paese dove sei andato peregrinando che Dio donò ad Abramo. Isacco fece partire Giacobbe, il quale andò a Padan Aram, da Labano, figlio di Betuel, l'arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Isaù. Isaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato a Padan Aram perché vi prendesse moglie e che benedicendolo gli aveva dato quest'ordine: non prendere moglie tra le donne di Canaan. E Giacobbe aveva obbedito a suo padre e a sua madre ed era andato a Padan Aram. Esaù comprese che le donne di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco. Allora andò da Ismaele e prese per moglie oltre quelle che già aveva: Maalat, figlia di Ismaele, figlia di Abramo, sorella di Nebaiot. Giacobbe partì da Beer Seba e andò verso Caran. Giunse ad un certo luogo e vi passò là la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per calpezzale e li si coricò. Fece un sogno, una scala appoggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo. E gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre, il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu li stenderai da occidente e a oriente, a settentrione e a meridione. E tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai, ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questo non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che io sto facendo, se mi dà pane a mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo,
alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che io ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Genesi capitolo 29, leggeremo fino al versetto 30. Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese degli orientali. Egli vide nei campi un pozzo e tre gregge di pecore accovacciate lì vicino a quel pozzo. Infatti si abbeveravano le gregge, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Dopo che tutte le gregge si erano radunate là, i pastori rotolavano la pietra dalla bocca del pozzo, abbeveravano le pecore, poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse ai pastori: «Fratelli miei, di dove siete?» Quelli risposero: «Siamo di Caran». Egli disse loro: «Conoscete Labano, figlio di Naor?» Ed essi: «Lo conosciamo». Ed egli disse loro: «Sta bene?» Quelli risposero: «Sta bene, ecco Rachele, sua figlia, che viene con le pecore». Egli disse: «Ecco, è ancora pieno giorno e non è tempo di radunare il bestiame. Abbeverate le pecore e portatele al pascolo». Quelli risposero: «Non possiamo finché non siamo radunate tutte le gregge». Allora si rotola la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveriamo le pecore. Mentre egli parlava ancora con loro, giunse Rachele con le sue pecore e di suo padre, perché era lei che le portava al pascolo. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, e le pecore di Labano, suo fratello di sua madre, lì si avvicinò, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e abbeverò i gregi di Labano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele, alzò la voce e pianse. Giacobbe fece sapere a Rachele che egli era parente del padre di lei e che era figlio di Rebecca. Ed ella corse a dirlo a suo padre. Appena Labano ebbe udito queste notizie di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo condusse a casa sua. Giacobbe raccontò a Labano tutte queste cose. E Labano gli disse: «Tu sei proprio ossa e le mie ossa e mia carne». Così abitò presso di lui per un mese. Poi Labano disse a Giacobbe: «Perché sei mio parente, deve forse servirmi per nulla? Dimmi quale deve essere il tuo salario». Or, Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lea e la minore Rachele. Lea aveva gli occhi delicati, ma Rachele era avvenente e di bel aspetto. Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: «Io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore». Labano rispose: «È meglio che io la dia a te piuttosto che a un altro uomo, resta con me». Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli parvero pochi giorni a causa del suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: «Dammi mia moglie perché il mio tempo è compiuto e io andrò da lei». Allora Labano radunò tutta la gente del luogo e fece un banchetto. Ma la sera prese sua figlia Lea e la condusse da Giacobbe, il quale si unì a lei. Labano diede a sua serva Zilpa per serva a Lea, sua figlia. L'indomani mattina, ecco che era Lea. Giacobbe disse a Labano: «Ma che mi hai fatto? Non è per Rachele che io ti ho servito? Perché mi hai ingannato?» Labano rispose: «Non è usanza da noi dare la minore prima della maggiore. Finisci la settimana nuziale con questa e ti daremo anche l'altra per il servizio che presterai da me per altri 7 anni». Giacobbe fece così e finì la settimana di quello sposalizio. Poi Labano gli diede in moglie sua figlia Rachele. Labano diede a sua serva Bila per serva a Rachele, sua figlia. Giacobbe si unì pure a Rachele e amò Rachele più di Lea e servì Labano per altri 7 anni. Parola del Signore.
Io ti aspetto domani mattina quando noi continueremo a leggere la parola del Signore. Dio ti benedica. Noi continueremo in questo cammino di parola di Dio perché il Signore parla a te attraverso la sua parola. Nel nome di Gesù.